Questa sera ci recita un monologo comico di Woody Allen. Erano molto poveri, io ricordo che da piccolo invece di un cane mi regalarono una formica. Io amavo molto gli animali, sapete, vicino a casa mia, a Redbush, c'era un negozio di animali difettosi. Sì, difettosi, così chi non aveva grosse possibilità economiche, che so, per pochi soldi poteva avere un micio omosessuale, un cammello piatto. Io ricordo che presi un cane che balbettava, ogni volta che abbaiava bo, 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 lo faceva balbettando e tutti i gatti ridevano di lui. Beh, insomma, io ero anche un bambino molto nervoso da piccolo, io dormivo sempre con la termocoperta, facevo la pipì a letto in continuazione, così io non facevo altro che bagnarmi e prendere la scossa, mi bagnavo e prendevo la scossa in continuo. Ma una volta da piccolo sono stato rapito. Sì, io mi trovavo nel cortile della mia scuola, quando a un certo punto arriva una berlina nera, scendono due tizi, mi prendono, mi imbavagliano e mi portano via. Dopodiché mandano la richiesta di riscatto ai miei genitori. Vedete, mio padre, abituato da sempre a cattive letture, quella sera andò a letto con la richiesta di riscatto e ci si addormentò sopra. Quando però i miei genitori si resero conto che effettivamente mi avevano rapito, si diedero subito da fare. Affittarono la mia stanza. La richiesta di riscatto intimava a mio padre di lasciare $1000 in un tronco nel New Jersey. Mio padre non ebbe grosse difficoltà per trovare $1000, ma gli venne un'ernia per portare il tronco fino nel New Jersey. Ma insomma, a un certo punto comunque l'FBI scopre la casa dove mi tengono prigioniero. La circonda e dice: buttate fuori il bambino, uscite a mano in alto e gettate le armi. Allora i rapitori dicono: ok, buttiamo fuori il bambino, ma fateci tenere la macchina e fateci tenere le armi. Allora la FBI dice: ok, buttate fuori il bambino, potete andare alla macchina, ma lasciate le armi. Allora i rapitori dicono: ok, buttiamo fuori il bambino, ma la macchina tenetela voi, che noi ci teniamo le armi. Allora la FBI dice: tenetevi il bambino. Comunque va bene, cambiamo discorso, lasciamo perdere. Io, vabbè, succedono sempre cose strane. Voglio raccontarvi una cosa piuttosto curiosa che mi è successa tempo fa. Dunque, io tempo fa ho sparato ad un alce. Sì, io mi trovavo a caccia nel nord dello stato di New York e ho sparato a un alce. Io l'ho legato con una cinghia al parafanghi della mia macchina e via verso casa lungo la tangenziale ovest. Ma vedete, io non mi ero accorto che la pallottola non era entrata. Gli aveva soltanto sfiorato la testa facendogli perdere i sensi. Così mentre sto attraversando l'Holland Tunnel, l'alce si sveglia. Insomma, io sto guidando con un alce legato al parafanghi della mia macchina. E a un certo punto l'alce mi fa segno di accostare. Ok, infatti c'è una legge nello stato di New York che vieta la guida con un alce in stato di incoscienza nei giorni di martedì, giovedì e sabato. La cosa che non riusciva a capire come l'alce facesse a sapere che era sabato. Insomma, ero in preda al panico. Poi a un certo punto mi ricordo che alcuni miei amici stanno facendo una festa mascherata. Così penso: beh, porterò l'alce, così mi scaricherò di ogni responsabilità. Avanti, in fondo lo sapete anche voi, molte coppie vanno alle feste mascherate vestite da quadrupede. Avete presente uno in piedi col testone, l'altro piegato con la coda, come i clown alle 5. Ok, perfetto. Insomma, io guido fino alla festa e busso alla porta. L'alce è qui accanto a me. Mi viene ad aprire il padrone di casa. Salve, dico io. Conosci i coniugi Salomon? Perfetto, riuscitissimo. L'alce si confonde tra la folla. Tra l'altro un tizio lo tampina per un'ora e mezza nel tentativo di vendergli un'assicurazione. A mezzanotte c'è la premiazione per la miglior maschera della serata. Vincono i Berkowitz, una coppia di coniugi vestiti da alce. L'alce arriva secondo. È fuori di sé. Lui e i Berkowitz si incornano e si abbattono a vicenda nel salotto, cadendo per terra svenuti. Dico: questo è il mio momento, prendo l'alce, lo leggo nuovamente al parafanghi della mia macchina e via lungo la strada dei boschi. Non era l'alce. Erano i Berkowitz. Insomma, io sto guidando con due ebrei attaccati al parafango. E c'è una legge nello stato di New York che vieta la guida con ebrei attaccati al parafango nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Beh, insomma, per farla breve, la mattina presto
i vecchi da me lasciati nel bosco si svegliano ancora vestiti da alce, vengono uccisi da un cacciatore, seccati, legati, impagliati ed esposti all'Athletic Club di New York. E qui viene il bello, perché all'Athletic Club è vietato l'ingresso agli ebrei. Di ringraziare tutti per questa serata. Abbiamo avuto questo grande piacere, questo grande onore di ospitare una ricorrenza, una celebrazione così importante. Grazie a tutti gli intervenuti e a tutta l'organizzazione. Di nuovo. Grazie, complimenti.